Mi chiamo Gabriele Giampaolo, sono un amico di Renzo. Ecco, purtroppo nel momento in cui Renzo ci ha lasciati, io mi trovavo ricoverato all'ospedale a Firenze, per cui non ho potuto partecipare a nessuna manifestazione. Tempo fa mi sono incontrato con Donatella, la sua nipote. Abbiamo parlato di Renzo. E a Donatella è venuta un'idea. Mi ha detto, guarda Giampaolo, mi piacerebbe poter avere un racconto dalla tua voce di quello che è stata la tua amicizia con Renzo ed in particolare un fatto che ha caratterizzato un po' questo periodo, questa nostra amicizia, cioè un naufragio che abbiamo fatto durante una regata. E io ho detto a Donatella, va bene, guarda, ti faccio una piccola registrazione e poi te la faccio avere. E così vi racconto un po' questo fatto. Partirei da quando io ho conosciuto Renzo. Ci siamo conosciuti nel 1972, quando io ho iniziato a frequentare il club evelico di Castiglione della Pescaia. Credo che sia stato una delle prime persone che ho conosciuto al club. E devo dire che è nata subito una grande simpatia e abbiamo fatto subito amicizia. Renzo era una persona squisita, gli piaceva parlare, raccontare le cose e io lo sentivo parlare del mare, della vela, della barca e quindi mi ha affascinato subito. In quel periodo acquistai una piccola barca e con lui abbiamo fatto diverse uscite. Ed ho imparato tante cose perché era molto bravo e devo dire che la sua bravura non era soltanto quella di essere un bravo velista. Lui amava il mare, amava il vento, amava la vita, amava le cose naturali e mi diceva sempre, vedi, il mare è bello, bisogna goderlo, però ha sempre ragione, non bisogna impuntarsi contro il mare, bisogna assecondarlo ed essere prudente. Sempre prudenti e riflettere. E questo è stato un insegnamento molto molto prezioso. In quel periodo a Castiglione della Pescaia si facevano molte regate, era un periodo molto piacevole e diciamo in una di queste regate, io credo di ricordare il 1975, sono passati 39 anni, 1975 a settembre c'era una regata che si chiamava Regata Notturna delle Isole. Si partiva dopo cena da Castiglione verso sud e si doveva girare intorno a Giannutri, Giglio, Pianosa, l'Elba e poi rientrare. Era tutto di notte, fino al giorno dopo. E quell'anno si decise di partecipare, ma non dovevamo essere io e Renzo soltanto, dovevamo essere cinque nella barca. Compreso il proprietario, un certo Paolo di Firenze. Ecco, al momento della partenza Renzo venne a trovarmi e mi disse: guarda Tallurino, Tallurino perché nel nostro ambiente lì a Crabivelico c'era l'abitudine di darci dei soprannomi. Ecco, Tallurino è stato il soprannome che mi ha dato Renzo, che poi Tallurino è un aggeggio, è un cilindretto di rame che serve a tenere insieme le sarti, perché si strizza intorno a questi cavi d'acciaio e li tiene bloccati. Ecco, non so da dove sia venuto questo nome Tallurino, perché mi diceva, quando c'è da cazzare una randa, sei forte, vabbè. E mi disse, guarda Tallurino, siamo rimasti in due, non viene nessuno in regata. Peccato, perché Paolo ha un impegno, gli altri hanno altri impegni, te la senti? Se la facciamo io e te? Ma e dissi, Renzo, guarda, io me la sento, se te la senti tu, io non ho problemi, venire regata con te, figurati. E partimmo. Nel momento della partenza Renzo si presentò a bordo della barca con un grosso termos e mi disse, guarda, mi sono fatto fare questo termos di tè in albergo, così stanotte magari se ci viene sete abbiamo da bere. Sembra una barzelletta. Poi vedremo che abbiamo bevuto ma non il tè.
Bene, siamo partiti con molto vento, vento di maestrale, quindi vento e giardinetto, siamo andati benissimo, anche troppo, si viaggiava fortissimo verso Talamone e quando siamo arrivati laggiù nella zona di Talamone il vento era molto molto più forte di quello che avevamo lasciato a Castiglione, per cui decidemmo per prudenza di mettersi anche un giubbettino salvagente, ma piccolino, ci avevamo un affarino piccolo piccolo. Passato Talamone ci siamo diretti verso Punta Lividonia e lì il vento era diventato quasi insopportabile. Mentre ci siamo arrivati, avvicinati lì al faro di Punta Lividonia, ecco, il mare era molto forte. Buio questo perché non c'era luna. Un cielo stellato, bellissimo, vento di poppa, quindi c'erano delle onde fortissime che ci prendevano di poppa, fino a che un'onda anomala, forse non si sa, ci sono delle onde anomale quando il vento è così, ci ha messo la prua nell'acqua e la poppa su dall'acqua. L'albero si è disteso sul mare e la barca ha fatto una piroetta. Una piroetta per poi adagiarsi sulla sinistra. In questo movimento, siccome noi avevamo lo spinnaker e stavamo proprio discutendo sarà meglio toglierlo perché così non si regge bene. Ecco, lo spinnaker cosa ha fatto? Ha fatto caramella. Ora si dice caramella quando gira intorno allo strallo e si strozza, cioè fa una specie di nodo talmente forte che poi con la pressione del vento non si riesce a scioglierlo. A quel punto la barca era tutta inclinata sulla sinistra e paurosamente inclinata, non si riusciva a stare in piedi. E abbiamo cercato di levare lo spin, inutilmente. Si è preso il mezzo marinaio per cercare di rompere lo spin. Il mezzo marinaio è volato in mare. Allora Renzo mi ha detto, guarda, vai giù, prendi un razzo e gli spariamo un razzo. Perlomeno scoppia lo spin e la barca si raddrizza. Io sono sceso giù in cabina, ma la cabina era piena d'acqua. Galleggiavano materassini, tutto. Una cosa indecente. Ho detto, Renzo, guarda, siamo pieni d'acqua. E lui mi ha detto, è impossibile. E invece eravamo pieni d'acqua. Il razzo non l'ho trovato. E allora ho trovato un secchio che stava lì, che galleggiava. Ho preso il secchio e ho cercato di levare dell'acqua dall'interno della barca e buttarla nel pozzetto. Ma nel girare così era un tentativo patetico perché era più l'acqua che entrava. Mi sono reso conto che entrava da una fessura. Una fessura che si era creata, diciamo, nella parte in cui la tuga si lega, si incolla allo scafo. E c'era una fessura di circa un metro e mezzo, dalla quale entrava acqua incredibile. A questo punto ci siamo resi conto che l'acqua era già dentro il pozzetto e Renzo mi ha detto, Giampaolo, esci, esci, buttati fuori. Io ho cercato di uscire, ma non ce l'ho fatta perché la gamba mi era rimasta legata a queste cime che erano dentro la barca e non riuscivo a tirarmi fuori. Allora mi sono ributtato dentro, ho cercato di levarmi queste cime intorno ai jeans, perché avevamo, meno male, avevamo i jeans a due maglioni, eravamo vestiti, perché faceva anche un po' freddo, però a un certo punto non avevo più fiato, mi sono agganciato al passo d'uomo e mentre mi tiravo su ho visto la barca che in un ribollio d'acqua è scesa giù sott'acqua. Io ho avuto in quel momento forse 10 secondi più lunghi della mia vita, perché non sapevo se mi ero sciolto oppure no. Quindi sono rimasto lì senza fiato, aspettare, vado giù o non vado giù con la barca. Se mi tira giù è finita. Invece la barca è scesa, è sceso l'albero. Io mi sono sentito riavere quando è sceso anche tutto l'albero, ho detto finalmente, è scesa tutta. E Renzo ha detto, finalmente un corno. Ma ti rendi conto dove siamo? Siamo nell'acqua. E si dice, guarda, ma io ero tutto legato. E a questo punto ci siamo trovati, uno accanto all'altro, con un po' di aggeggi che galleggiavano nell'acqua. Dove eravamo? Ma dalla posizione dei fari di Punta Lividonia, che si vedeva quando non c'era l'eclisse, e del faro di Giglio Nord, forse eravamo più vicino al Giglio che a Punta Lividonia. A questo punto abbiamo detto, ma avviciniamoci al Giglio, vediamo se ce la facciamo. E qui non ci trova nessuno, nessuno sa
che siamo affondati. A quell'epoca non c'erano cellulari, radiolinee, non c'era niente. E allora ci siamo messi a nuotare. Però è difficile nuotare al buio in un mare forza 5. Io giravo su me stesso. Poi Renzo era rimasto lì fermo. Dicevo, Renzo, vieni, nuota. E lui mi diceva, a un certo punto mi ha detto, guarda, cerca di andare avanti tu. C'hai famiglia, c'hai... Dice, lascia fare, non ci pensare a me. Ho detto, perché non devo pensare a te? Siamo insieme, andiamo insieme. Io ho avuto la sensazione che fosse stanco, ma ero stanco anch'io, scioccato da tutto quello che era successo. Allora l'ho preso, diciamo, sotto braccio, con un braccio, addosso, e ho detto, dai, nuotiamo, va. E ci siamo messi a nuotare, mi spingevo con un braccio e lo trascinavo, facendo riferimento a delle posizioni delle stelle, perché io non vedevo niente, era completamente buio. Dalla posizione delle stelle pensavo di andare verso il Giglio. Allora, siamo affondati, io credo più o meno intorno alle 11:30, e abbiamo cominciato a nuotare, con tanta paura, tanta. E devo dire che Renzo mi ha detto, guarda, dobbiamo stare attenti, può darsi, magari non ci sono, ma potrebbe esserci qualche squalo. Non facciamo la pipì, così gli squali non ci seguono. E quindi anche questa è stata una precauzione dettata da Renzo, vista la sua esperienza, diciamo, di marinaio. E abbiamo continuato a nuotare. Io, con una fatica tremenda, io me lo trascinavo dietro e nuotavo con un braccio. Bene, durante tutto questo io ho avuto gli incubi, devo dire, ho passato una notte tremenda, perché qualche volta le onde ci hanno diviso, ho perso Renzo, allora urlando sono riuscito a ritrovarlo, abbiamo ricominciato a nuotare. Poi io immaginavo la scena del giorno dopo, pensavo domani i giornali parleranno di due in barca che non si trovano più, chissà dove sono andati. E nello stesso tempo vedevo i miei bambini come in una diapositiva, a colori, no? In pigiama. Questo me lo ricordo, e vedevo due figure molto distinte. Loro avevano 7-6 anni, Laura e Davide, che mi chiamavano e mi dicevano, babbo insisti, babbo resisti, babbo nuota, vedi di farcela, torna da noi. E questo mi ha dato psicologicamente una grossa spinta. Vabbè, fortunatamente siamo arrivati anche al Giglio. A un certo punto questo Giglio non lo vedevo, era ancora buio, ma lo sentivo perché il mare frangeva contro gli scogli. Noi abbiamo nuotato verso il faro, però la corrente e il maestrale ci ha fatto scarrocciare, diciamo, verso Giglio Porto, leggermente a sud. Difatti siamo atterrati in una zona che si chiama Arenella. Atterrati nel senso che quando siamo arrivati vicino agli scogli e si sentiva distintamente il rumore del mare, un'onda ci ha sbattuto contro le scoglie. E io mi sono aggrappato, un male tremendo, però in quel momento l'acqua è andata via, è andato via anche Renzo, è ritornato nell'acqua. Allora l'ho ripreso, ci siamo ancorati alle scoglie e ci siamo messi lì a boccheggiare, a cercare di respirare. Non avevamo più fiato, eravamo veramente distrutti. Poi guardandoci intorno abbiamo cominciato a salire questo scoglio abbastanza agevole e c'era un viottolino di terra e abbiamo visto su questo viottolino dei giocattoli e una sedia a sdraio. Abbiamo detto, beh, allora è abitata questa zona. Quando siamo arrivati vicino alla sedia a sdraio io ho cercato di fare un po' di ginnastica perché avevo il braccio sinistro anchilosato, perché sostenevo Renzo, e il braccio destro non lo sentivo più dalla stanchezza. E Renzo mi ha detto, ma come, c'hai ancora fiato e fa ginnastica? Dico, guarda, non ce la faccio più. Dico, sono tutto anchilosato. Ho cercato di alzarmi e sono caduto in terra. Perché dopo tante ore di mare viene il mal di terra. Questo lo dicono tutti i marinai. E quando dopo tante ore di mare vanno in banchina, la banchina dondola. Ecco, io ho dondolato e sono caduto. Comunque poi ci siamo rialzati, piano piano siamo arrivati a un giardino dove c'era una villa, era illuminata, abbiamo suonato il campanello, cominciava appena ad albeggiare.
era ancora buio, sì. Ci ha aperto una signora che parlava leggermente francese. Si è un po' impressionata, ha detto: ma cosa volete, cosa volete, cosa fate? Dico: signora, guardi, ci dia aiuto, noi abbiamo perso la barca. Allora lei ha chiamato, non so chi, un personaggio che poteva essere il proprietario della villa, una persona gentilissima, credo sia un giornalista di Roma, il quale ha svegliato tutta la famiglia e ci ha detto: ma come, siete matti con questo mare, andare a pescare? Ma avete visto che mare? E no, dico, guardi, noi non siamo andati a pescare, noi è da ieri sera che siamo in mare perché abbiamo perso la barca. E allora ci ha fatto entrare, ci ha offerto il tè con i biscotti, ci ha fatto fare la doccia, ci ha perfino dato i suoi abiti perché i nostri erano ridotti male. Poi ci ha fatto accomodare in una stanza degli ospiti, dice: dormite, domani mattina vi porto a Giglio Porto per le formalità, per denunciare l'accaduto. Renzo si è disteso sul letto e si è addormentato subito. Io non riuscivo a dormire dalla stanchezza e dai residui della paura. Quindi mi sono affacciato alla finestra, ho visto c'era un giardino, mi sono affacciato un po' al giardino e ho visto dove eravamo atterrati. Su una piccola scogliera accanto c'era anche una spiaggettina. Avevo saputo, ecco, ci eravamo risparmiati un po' di danni. E questo è stato la nostra avventura. L'avventura che nel momento in cui si faceva ginnastica, Renzo mi ha detto: meno male hai fiato. E dice: perché sai, io non nuoto. Dice: e tu hai continuato? Dico: come non nuoti? Dice: no, io non nuoto. Vado in barca ma non nuoto. E questa affermazione dentro di me, ho detto: meno male, me l'ha detta ora che siamo sulla terraferma. Me l'avesse detta prima, chissà come andava a finire. Comunque ce la siamo cavata. Ce la siamo cavata perché eravamo in due. E io credo che da solo non ce l'avrei fatta, forse nemmeno Renzo da solo. In due ci siamo dati coraggio. E devo dire che tutto quello che mi ha insegnato Renzo sul mare, su prenderla con calma, cercare di essere tranquilli senza lasciarsi prendere dalla disperazione, sia stato fondamentale. E io con questo lo ringrazio, lo ricordo con tanto affetto. Ciao Renzo, buon vento.